ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzil nel canale, un altro video insieme in cui dobbiamo assolutamente andare ad approfondire questo discorso legato a Bonucci, che è venuto fuori come un lampo a ciel sereno, perché nessuno si aspettava che le gale appunto di Leo facesse una diffida tramite una mail girata in PEC alla Juventus, in modo tale da poter spingere proprio il club a rispondere innanzitutto, perché loro non vorrebbero che Bonucci stesse fuori rosa, e soprattutto chiederebbero un indennizzo di 2 milioni eventualmente per questo danno arrecato al giocatore, che dovrebbe in teoria allenarsi con la rosa ma non lo sta facendo, anzi si sta allenando con gli esuberi. E quindi ecco, visto che lui percepisce ancora un anno di stipendio a 6 milioni, appunto il legale chiederebbe appunto il reintegro in rosa, o quantomeno il fatto di poter allenare Bonucci proprio con i giocatori scelti da Allegri. Quindi c'è una sorta di battaglia legale, vedremo come si risolverà. Di sicuro Bonucci potrebbe chiedere in teoria, anche secondo il contratto dei calciatori presso la FIGC, di prendere 2 milioni andandosene via dal club. Ecco, questa è una cosa. Poi si parla ancora di Lukaku Juventus, anche se io sinceramente a sto punto non lo farei. Fondamentalmente avrebbe anche un po' di senso prendere Lukaku tenendo Vlahovic, Ken, Milik e Chiesa, ma anche lì dovrai avere un monte ingaggio di un certo livello, e quindi diciamo che l'unico che continua a spingere è il Corriere dello Sport. Nessun altro sta parlando di questa possibilità di concludere la trattativa, però a quanto sta detto appunto sul Corriere da Adrian Zazzaroni, Scanavino continua ad avere dei contatti diretti con Boeli, il presidente del Chelsea, e quindi vediamo appunto il da farsi, ma sicuramente io vi dirò qualcosina, ma niente di che fino al momento, niente di ufficiale, niente di avanzato. Ecco, due parole su De Winter, anche perché è arrivata l'ufficialità che ci sarà questo trasferimento in prestito con obbligo di riscatto al Genoa. Caio Jorge, che è stato finalmente confermato nella Juventus, non sarà venduto, quindi vedremo se andrà o appunto in Next Gen oppure verrà suonato da qualche club per il prestito. E Rovella, ancora un nome caldo, perché come sapete è infortunato, sta recuperando, non è andato in tournée, quindi Allegri non l'ha potuto controllare, vedere se ha fatto dei miglioramenti al Monza, e quindi diciamo che se arriva una cifra alta la Juventus ci potrebbe anche pensare. Questa è una cosa che un po' mi dà fastidio, perché ci sarebbero altri giocatori da mandare via a centrocampo, però vedremo il da farsi. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanti mi seguono con grande passione e adore, tra questi tutti gli strabilianti e meravigliosi abbonati e Gianluigi, a cui faccio tanti auguri di buon compleanno. Un abbraccio. Allora, come vi stavo dicendo, la diatriba Bonucci-Juventus, che sembrava essersi un attimo sopita e tranquillizzata, è andata per vie legali. Appunto, l'avvocato ha mandato una diffida, tra virgolette, al club Juventus per chiedere 2 milioni di euro. Non si accetta ad oggi l'esclusione tecnica, perché il giocatore, a detta del legale, e comunque sicuramente anche Bonucci pensa la stessa cosa, è comunque ancora convocabile da Mancini, è stato capitano anche in una delle ultime uscite appunto della nazionale, e vorrebbero comunque che il giocatore almeno fosse ad allenarsi con la rosa e non trattato come un esubero e allenandosi in palestra a orari differenziati rispetto ai suoi compagni. Ecco, il legale di Bonucci ha inviato tramite una PEC una diffida con cui si chiede il reintegro di Leo nella rosa di Allegri. La risposta è stata pressoché immediata. Il club ha fatto una scelta tecnica e si ritiene di mettere a disposizione del giocatore le migliori condizioni per allenarsi alla Continassa. Questo è quello che è stato detto immediatamente appunto dai legali della Juventus. Dunque nessun ripensamento, nonostante l'iniziativa legale. La mossa di Bonucci serve a cristallizzare la sua situazione in modo tale da capirci, vedersi chiaro in ogni caso e vedere come muoversi di conseguenza, perché fino a questo momento è stato lasciato tutto, diciamo, all'acqua di rose, cioè non si è andato nel dettaglio a capire esattamente in maniera ufficiale quale fosse la situazione di Leonardo Bonucci. Ecco perché volevano esattamente avere la risposta definitiva da parte della Juventus. Con questo passo, in un secondo momento, infatti, Leonardo può citare la Juve di fronte al collegio arbitrale. Potrebbe anche ottenere la risoluzione del contratto. Ricordiamo che appunto lui percepisce ancora 6 milioni netti per una stagione, ma più plausibile, come diciamo, che chieda un indennizzo che nel suo caso può superare anche i 2 milioni di euro. Diciamo che è una situazione in cui ci sarebbe una risoluzione consensuale, come è successo anche per altri, mi sembra Ramsey e Khedira, in cui i due ragazzi hanno preso appunto una parcella, una parte del salario che devono percepire alla fine dell'annata, ma non in totale. Quindi vediamo come si risolverà questa situazione. È un peccato vedere che un giocatore come Bonucci, che comunque ha fatto la storia della Juventus,
sia trattato in questo modo. Questo lo voglio dire perché comunque meritava sicuramente un addio diverso per un giocatore che vuole a tutti i costi chiudere in bianco nero, e ringraziando in maniera, diciamo, diretta il club per avergli dato la possibilità di emergere a questi livelli. Quindi lui ha una sorta di riconoscenza nei confronti della Juventus e della storia. Questa facoltà, diciamo, è stabilita nell'accordo collettivo dei calciatori di Serie A, che tende a tutelare i tesserati che finiscono fuori dal gruppo squadra. E anche oggi io stamattina ho imparato una cosa nuova, perché non sapevo che ci fosse questo tipo di regolamento su cui potersi rivalere se sei un calciatore. Le norme non entrano nel merito delle scelte tecniche, chiaramente, ma tendono a garantire la preparazione con il resto della rosa. Ora come ora invece Bonucci si allena, come dicevo, a orari diversi di quelli della prima squadra, insieme agli altri giocatori in esubero. Quindi letteralmente senza motivo, a meno che sì, non c'è stata appunto una scelta tecnica, è stato messo con gli esuberi senza che l'euro fosse stato messo sul mercato. Quindi ecco perché ci voleva questa chiarezza, perché bene o male gli altri esuberi si sa che sono sul mercato, e quindi se arrivano delle offerte partono. Ma con Bonucci fino all'ultimo gli era stato detto che lui sarebbe stato parte integrante del gruppo. Poi non so cosa abbia avuto, se abbia avuto uno screzio con Allegri. Una cosa è certa, che nella scorsa annata Leonardo ha fatto 5 partite molto brutte, che poi ci sono costate anche determinati trofei, però diciamo che Allegri gli aveva dato fiducia in quelle partite lì, pensando che lui fosse ancora a livello. Secondo me forse l'allenatore non gli ha perdonato quelle prestazioni lì, però indipendentemente da quello, Allegri ha chiesto a Giuntulemana di andare proprio a trovare Bonucci durante l'estate e praticamente escluderlo, però non c'era l'ufficialità fino ad oggi, quindi potrebbe arrivare proprio con questa manovra legale da parte degli avvocati. Ecco, insomma, è chiaro l'intento di voler chiudere con la Juventus, appunto una carriera piena di trofei e piena di grandissimi traguardi, e questo gli fa onore, perché lui ovviamente vuole portare in alto il nome della Juventus nel suo cuore e non vuole andare via in un altro club e concludere lì. Ricordiamoci comunque la parentesi fatta al Milan, che ha lasciato sicuramente delle macchie anche noi non tifosi, però comunque, come sottolineo prima di chiudere il capitolo Bonucci, meritava un trattamento diverso. Ecco, passando al discorso Lukaku, sarò breve perché non c'è molto da dire, si continua a girare attorno al discorso, ma le bugie stanno in poco posto. Vlahovic ha detto di no ad andare al Chelsea. Il Chelsea di Pochettino non vorrebbe andare su Vlahovic, preferirebbe un altro profilo, nonostante l'infortunio di Nkunku per 4 mesi fuori. Però ecco, Scanavino sembra essere ancora in contatto, a quello che ci dice Corriere dello Sport, quindi non lo sto dicendo io, che continuano a provare a trattare per raggiungere il conguaglio. Ripeto ragazzi, io non so se veramente dicono la verità, dicono le bugie, girano attorno per creare un po' di mescolamento di carte per vendere meglio i giornali, non lo sappiamo ancora. C'è di una cosa certa, che il Chelsea non si muove sui 20 milioni di conguaglio, quindi oltre ai 40 che appunto daremo per Lukaku, cioè compensandolo col cartellino di Vlahovic, loro mettono sopra soltanto 20. Stanno promettendo entro questa settimana di arrivare a 28, siamo già all'11 di agosto, domani c'è l'amichevole con l'Atalanta, tra 8 giorni c'è il campionato, quindi anche mettere dentro un attaccante in quel modo lì è veramente complicato, senza che abbia fatto preparazione atletica, sarebbe una follia, però ripeto, conoscendo chi abbiamo in dirigenza in panchina, potrebbe anche succedere una roba del genere, escluso Giuntoli che sicuramente si è opposto alla storia, e quindi ecco, si promette di arrivare a 30, che è la cifra secondo cui, dice Zazzaroni, si potrebbe chiudere l'affare. Lui dice, continua a dire, si fa. Io non mi sbilancio stavolta su questa situazione, perché come sapete ho visto che parlandone alla fine non è successo niente, come anche che sì, quindi mi limito solamente a riportarvi quali sono gli aggiornamenti del momento, dell'ora in cui sto parlando, ma senza andare nel nocciolo della questione, proprio perché a mio modo di vedere a questo momento qua non avrebbe senso andare su Lukaku. Come ripeto, avrebbe senso soltanto, ma qui poi ti vai a svenare a livello di ingaggio e di casse, arrivasse senza dare via Vlahovic. Però avresti un parco attaccanti enorme, dovresti dare via Ken, dovresti dare via qualcuno, perché non è sostenibile appunto tenere 5 giocatori là davanti, quando hai anche comunque delle defezioni a centrocampo, dove è veramente il settore in cui devi intervenire, sia nella mediana che nell'esterno. Quindi vediamo il da farsi, ragazzi. Come sapete, ci tengo sempre ad approfondire tutti i discorsi dicendo la mia, senza ovviamente dare ufficialità o firme eccetera. Ecco, su De Winter abbiamo un'ufficialità invece, qui bisogna assolutamente dirlo, finalmente ci saranno le visite mediche col Genoa. Avevo accennato qualcosa precedentemente di video una settimana fa, sono contento di essere riuscito a beccarci.
Come stavo dicendo, ecco, saluta momentaneamente la Juventus De Winter, non è detto che andrà a titolo definitivo al Genoa, perché c'è l'obbligo di riscatto che potrebbe appunto scattare, scusate il gioco di parole, solamente se ci sarà la salvezza del club ligure del Grifone e se De Winter raggiungerà un certo numero di presenze. Adesso non sappiamo ancora quale sarà il numero, sapranno sicuramente i legali della Juventus e quelli del Genoa, però ecco, diciamo che se gioca come ha giocato ad Empoli, sicuramente c'è una grossa possibilità che la Juve possa incassare 10 milioni di euro, che è la cifra pattuita che il Genoa dovrà versare nelle casse della Juve qualora ci dovessero salvarsi e De Winter facesse molte presenze e venisse messo nel centro del progetto. Quindi, ripeto, non è ancora sicuro che il giocatore è venduto a titolo definitivo, può tornare indietro col controriscatto, comunque se non è raggiunta l'obbligo. È successa la stessa cosa con Paredes, vi ricordate l'anno scorso, non riuscimmo ad andare agli ottavi di finale di Champions League, che era il minimo sindacale che era stato chiesto dalla Juventus per riscattare in maniera obbligatoria Paredes, e quindi diciamo che è una situazione abbastanza simile, dove la Juventus ha messo delle postille belle chiare, quindi sicuramente con i giovani di valore non si cedono a titolo definitivo, si continua a pensare a un reintegro in rosa successivamente, e secondo me qui c'è la mano di Giuntoli, che ha le idee ben chiare, già guardando i giocatori come si muovono in campo, quali sono determinati talenti, gioielli, che eventualmente possono ritornare alla base ed essere utili alla Juventus. Era fondamentale avere un uomo sportivo come lui che possa identificare queste cose. Ecco, Caio Jorge, interessantissima notizia su di lui, perché dopo l'ottima tripletta fatta contro la Next Gen, l'8-0, chiaramente non fa molto testo, però lo abbiamo visto recuperato dall'infortunio gravissimo che ha avuto, l'ha tenuto fuori 520 giorni appunto dal campo. Ecco che la Juventus ha deciso di trattenerlo e di non cederlo. Chiaramente è aperta l'ipotesi prestito, ovviamente, ma col controriscatto, perché è un giocatore talentuoso su cui la Juve fa affidamento, e l'altra ipotesi è quella di, diciamo, spostarlo nella squadra di Brambilla, nella Next Gen, anche se Brambilla stesso al microfono ha detto che è un giocatore sopra le righe, che è a un livello già talmente più alto rispetto alla C, alla Lega Pro, appunto della Next Gen, che non avrebbe senso, secondo lui, fargli fare la trafila nelle giovanili. Quindi vedremo appunto quello che deciderà Giuntoli, Manna, Calvo e Allegri, che dirà la sua sicuramente, e poi ce ne faremo una ragione in base a quello che decideranno. Sicuramente però è uno di quegli attaccanti che va valorizzato, e ricordiamoci che prima di comprarlo, una cifra veramente risoria, mi sembra 1,5 di indennizzo, e poi la Juve deve dare tot soldi ancora alla squadra brasiliana, da cui l'abbiamo preso, e però, ecco, era appetito da Milan e Benfica, che in qualità di giovani ci capiscono, avete visto in Benfica che tipologia di giocatori tramite Rui Costa è andato a prendere, quindi diciamo che è stato sicuramente un profilo ottimo che, con la presenza di Giuntoli, potrà finalmente essere valorizzato e diventare un top attaccante. Come ha detto anche Allegri, ha le movenze da big, quindi bisogna assolutamente strutturarlo, dargli tanto minutaggio, fare in modo che non si infortuni di nuovo e che in qualche modo riesca ad affinare la sua tecnica e diciamo acquisire quella personalità che gli serve per stare in campo in alti palcoscenici. Ecco, chiudo con Rovella, giusto qualcosina, perché non sono d'accordo, come vi ho detto, con l'ipotetica cessione del giocatore, però in questi minuti sta affiorando una notizia che a me spaventa, cioè quella della possibilità, siamo ancora nel campo della possibilità, che Rovella, siccome non ha fatto la tournée estiva in USA e Allegri non ha potuto seguire i suoi miglioramenti fatti al Monza, anche se sono chiari e sotto gli occhi di tutti, perché il giocatore era titolare in entrambe le partite in cui abbiamo perso col Monza, in casa 0-2 e là a Monza 1-0, però evidentemente Allegri voleva vederci chiaro anche quest'estate per capire se era fondamentale come tassello per il centrocampo, e soprattutto lo spaventa il discorso legato all'infortunio, che comunque lo vedrà fuori fino alla partita con l'Udinese come minimo, e quindi ovviamente non averlo a disposizione fino a quella data lì spaventa un po', perché poi tu devi integrarlo eventualmente nella rosa anche dei potenziali titolari, quindi è un numero in più che fa massa nella rosa e magari non gioca. Però io dico, c'è Pogba che è rotto, non tornerà mai più lo stesso giocatore, e tu continui a tenerlo in rosa a 8 milioni più 2 di bonus. A me sembra una roba indicibile, cioè non riuscire a capire che bisogna andare via lui e tenere Rovella, per esempio, e quindi questa cosa mi dà molto fastidio. Volevo appunto citarvela e darvi la mia opinione, però chiaramente vedremo quello che succederà. Ecco, la cosa che sta convincendo la Juventus e Allegri è il fatto che Sarri lo vuole a tutti i costi, e lo Tito è disposto ad accontentare Sarri, però noi, dal canto nostro, e Giuntoli ci penserà bene, alzerà il cartellino il più possibile, quindi da 23-24 milioni, che è la base di partenza, la Juve deve salire ancora.
È un giocatore che deve essere ceduto almeno a 40 milioni. Lo dico perché lo Tito fa la stessa cosa con noi, fa questi giochini per tenerci distratti e per impedirci di avere il focus su quello che sta succedendo nel nostro spogliatoio e la continassa e prepararci per bene verso il campionato. Quindi comincia a mettere zizzanie proprio in giocatori magari anche utili alla causa, oppure degli esuberi che dobbiamo assolutamente sbolognare per far quadrare il bilancio, e lui prova a fare questi giochini che sono comunque fastidiosi. Quindi vediamo il da farsi. Come vi ho detto, la mia è chiara: è un giocatore che secondo me deve rientrare nel progetto, perché come ha detto chiaramente Giuntoli, si parte dai giovani, bisogna mantenere questa rosa qua al netto di cessioni di Zaccaria e ovviamente presto di Pellegrini, e valorizzare il patrimonio che abbiamo nella primavera e nella next gen, perché è l'unico modo per fare questo anno nel migliore dei modi, per riappianare tutto il bilancio nel miglior modo possibile e nei brevi tempi possibili. Grazie della vostra presenza, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao e al prossimo video!